I lavoratori della Dussmann, gli ossa delle graduatorie del concorso, stamani in presidio congiunto davanti alla sede ASL di Pescara. Nel 2014 la Dussmann rilevò l'appalto delle pulizie del presidio ospedaliero Santo Spirito di Pescara. Nell'occasione ridusse gli orari di lavoro settimanali a un numero consistente del personale, in particolare a chi aveva un contratto part-time superiore a 24 ore, hanno detto i manifestanti. Abbiamo cercato di portare avanti un discorso con l'azienda senza però sostanziali cambiamenti, nonostante le rassicurazioni. Le richieste dei lavoratori, nelle parole di Romeo Pasquarelli, segretario generale USB privato, Abruzzo e Molise, sindacato che ha indetto il sit-in. Siamo qui perché abbiamo chiesto un incontro oltre un mese fa al direttore generale e al direttore sanitario per spiegargli la situazione che vivono i lavoratori della Dussmann in modo più specifico, ma che riguarda un po' la situazione che sono abbastanza lineari e riscontrabili in tutte le aziende in appalto all'interno della sanità abruzzese, dove si verificano delle condizioni lavorative particolari. Qui a Pescara abbiamo denunciato che c'è un problema sulle pulizie che è inerente anche a ciò che si rende al servizio reso ai cittadini. Speriamo di poter risolvere i problemi di questi lavoratori, che hanno quasi esclusivamente tutti un part-time, con un contratto che è al di sotto dei 10 euro l'ora, quindi anzi molto più basso. Quindi potete immaginare gli stipendi che prendono a fine mese, che sono costretti a lavorare senza ottenere il materiale necessario per poter svolgere le proprie mansioni. Il presidio coinvolge anche i lavoratori OSS, operatori sociosanitari in graduatoria concorsuale. C'è una graduatoria del 2003 a cui la ASL potrebbe attingere per l'assunzione anche temporanea degli OSS, e invece si rivolgono ad agenzie interinali solo a mezzo stampa tramite un comunicato fatto dall'azienda sanitaria. Siamo venuti a conoscenza in modo un po' contraddittoria del fatto che sarebbero praticamente questi 1.500 indisponibili alle convocazioni. Ecco, a noi appare un po' riduttivo, per non essere più duri, una situazione del genere.